Ben ritrovati amici, ci troviamo ancora una volta come di nostra abitudine quest'estate all'anfiteatro di Maria Pia di Alghero, questa volta per assistere al concerto di Marco Carta. Non andremo a conoscere direttamente l'artista da vicino, ma andremo a conoscere artisti e protagonisti dall'altra parte del palco, quindi i loro mini fans, ma non solo. Ma per sapere di più di questa bella serata datata 4 settembre 2009, aspetterete a qualche istante dopo la sigla. State con noi, sigla! Bene amici, ben ritrovati dalla sigla, come detto in presigla ci troviamo qui al Maria Pia di Alghero per il concerto di Marco Carta, andiamo a conoscere le nuove leve, i nuovi fan, i mini fans e i grandi fans, anche perché devo dire la verità, non ha conquistato soltanto il cuore delle ragazzine ma anche quello delle mamme, quindi per qua ancora è presto, manca qualche ora ancora all'inizio del concerto, ma vedo mamme e papà pronti a godere di questa bella serata. Però vieni con me caro Ivan, perché questa sera andremo a conoscere dei commenti e sentire cosa ne pensano la nuova generazione di questo artista italiano che in giro di 2 anni praticamente ha fatto già tutto. Vieni con me Ivan. Da che ora siete qua? No, dalle 7. Dalle 7 del pomeriggio? Sì. Sotto il caldo, sotto il sole? Non era preferibile andare al mare e poi venire con calma? No, oggi non era tempo di andare al mare. Poi Marco Carta, sorella, quindi. Ma chi è più fan di Marco Carta, la grande o la piccola? Io. Che cosa ti piace di Marco Carta? Tutto. Ad esempio, perché hai amato questo artista? Com'è nata la passione per lui? La voce. La sua voce in modo particolare, ma da subito oppure hai imparato no, a amarlo nel tempo? No, appena entrato da me. La canzone che ami di più di Marco? La forza mia, no aspetta, ti rincontrerò. Me ne canti un pezzettino? No, sarà. Fammi sentire, da dove vieni? Sassari. Da Sassari, quindi anche tu presumo sì. Vieni da Sassari. La canzone che ti ha colpito in modo particolare di Marco? No, dentro ogni brivido. Buongiorno mia signorina, e posso offrire a te. Un pregio e un difetto di questo ragazzo, se ce l'ha? No, non c'è niente, né pregio né difetto. È apatico? Sì, sì, no, perché, cioè, perlomeno, non... A me non è che mi interessi molto Marco Carta, lo faccio per lei, però, vabbè, le canzoni mi piacciono, poi, giustamente, è sardo, quindi, alla fin fine... È giusto valorizzare i nostri prodotti, no? Certo, i prodotti, giustamente. Va bene, allora, buon concerto. Grazie, speriamo di vedere qualcosa da qua, giustamente. Sono chiamato. Grazie.
siamo in presa diretta. Permesso, permesso. Accendi il motore, lo chiedo a te. Vieni, vieni con non scappare, dai. Da che ora sei qua? Dalle 8. Dalle 8 del pomeriggio per godere di questo concerto di Marco Carta. Ma cosa ti piace di questo artista? È una bellissima voce. Sicura che ti piace soltanto la voce oppure ti piace? Lui esteticamente non è male. Potrebbe essere il fidanzato ideale? Non lo so. Secondo te, caratterialmente parlando? Sì, un ragazzo allegro, simpatico. Senti, una canzone che ti piace in modo particolare? Vorrei tenerti qui. Mi hai cantato un pezzettino? No. Va bene, buona serata. Grazie. Ciao, ciao. Toc toc, benvenuti. Allora io ormai busso perché voglio vedere se mi danno l'opportunità di entrare in questa casa. Buonasera, è la padrona di casa? Con chi ho il piacere di chiacchierare questa Manuela. Sera? Manuela. Manuela, buonasera. Da dove vieni, Manuela? Sorso. Da Sorso, quindi neanche tanto lontano. E da che ora sei venuta qui ai cancelli del concerto per Marco? Sono partita 6:30. Quindi Sorso. Ti sei preso un po' di sole, sì. Abbronzatura, ma ne vale veramente la pena? Vabbè, siamo venuti, certo che sì. Dimmi allora mi devi dire 3 pregi e 3 difetti di questo ragazzo. Ce li avrà 3 pregi, ma avrà anche 3 difetti. Difetti pochi. Ne avrà qualcuno, ma pochi. E i pregi quali sono? Si vede da com'è. No, parla con me, parla con me. Dimenticati chi sono loro, dai. Parla con me, chiacchiera con me. La persona che è, vabbè, una bravissima persona. Per tutto quello che le hanno fatto, per come si è comportato lui, confronto è stato tranquillissimo. Per come se le è successo nella scuola, come è stato trattato, si è comportato fin troppo bene. Potrebbe essere il figlio ideale? Sì. Fidanzato ideale? Sì. Senti, ma secondo te Marco Carta è uno destinato a rimanere nella scena oppure sì, prima o poi? Rimanere nella scena. Perché? Perché? Alla fine è un bravo cantante, non è che tutti lo apprezzano per la sua storia, alla fine è un bravo cantante anche. Anche, perché oltre che cosa potrebbe essere? Perché magari tutti dicono la sua storia, ma non è così, altrimenti non avrebbe venduto quel che vende. Funzionato anche la sua storia, è stato secondo te anche motivo di... No, e ci arrivo dopo da voi, un attimino. Perché non ne ha mai parlato televisione. E alla fine è uscita fuori all'ultimo la storia. Quindi un voto a questo ragazzo? 10. 10 sicuro, neanche 9. No, 10. Sono in compagnia di Marco, non è Marco Carta, Marco Giano, giusto? Perché sei qua stasera, Marco? Per vedere Marco Carta. Questo era normale, ma cosa ti piace di Marco Carta? Le canzoni. Ce l'hai una memoria così da ricordarci? Perché io sono così sventiato che non me ne ricordo neanche una. Guarda un po', dimmene una, la prima che ti viene in mente. Signorina. Com'è? Buongiorno mia. Buongiorno mia signorina. E posso offrire un caffè? Yeah.
come ti chiami? Pietro. Pietro, quanti anni hai? 7. 7 anni, anche tu fan di Marco Carta? Sì. Che cosa ti piace di Marco Carta? Le canzoni. Le canzoni, ma una in particolare che conosci, che mi potresti cantare? Sì. Me ne canti un pezzettino guardando la telecamera? Aprire gli occhi e ritrovarti qui è come aprire una finestra al sole. E l'emozione del salto, foto che importa da te. Sei bravissimo, ma secondo me su quel palco dovresti salirci tu, eh? Sì. Da che ora sei qua? Boh. Non lo sai, da presto presumo però, per prendere i primi posti. No. No, sei venuto tardi, con calma, con... Va bene, vuoi dire qualcosa a qualcuno? Vuoi salutare qualcuno che ti guarderà dalla televisione? A babbo. A babbo. E come si chiama babbo? Gavino. Allora saluta Gavino, babbo. Ciao babbo. Da dove vieni? Da Ossi. Da Ossi, va bene, buona serata, buon concerto, divertiti. Anzi, guarda lì e di pubblicità. Dillo. Pubblicità. Perfetto, pubblicità. Alma Service, nuova Alma SRLS. Pulizie civili e industriali, sanificazione certificata, disinfezione e bonifica, uffici, palestre, condomini, concessionarie, capannoni. Alma Service, Nuova Alma SRLS, impresa di pulizie. Nuova Alma, impresa di pulizie a Sassari. Per informazioni chiamare al numero 393 92 29 304. Oro Verde, i sapori della nostra terra, macelleria, caseificio con le migliori carni di Sardegna, dagli allevamenti di Bottida direttamente sulle vostre tavole. Prodotti tipici, ci trovate a Sassari, Predanieda, strada 35, adiacente Agricola Sassarese. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Tutti i nostri servizi hanno una comune caratteristica: l'effettiva soddisfazione del cliente e l'alta personalizzazione delle offerte. Inoltre, noleggio a lungo e breve termine, a partire da $19,99 al giorno. iCars a Sassari, via Montesebio. Ristorante e pizzeria Blackstone a Sassari, Predanieda, strada 18. Vi aspetta tutti i giorni dalle colazioni fino alle 18. Inoltre, pizze da sporto. Blackstone, dal lunedì alla domenica aperti a pranzo con la migliore cucina mediterranea. Piatti di mare, piatti di terra, primi piatti. Blackstone è a Sassari, Predanieda, strada 18. Sei appassionato delle due ruote? Vuoi viaggiare in sicuro? Una soluzione per te. ABC Motors. Il personale altamente specializzato ti seguirà dalla vendita alla messa su strada. ABC Motors, concessionario Piaggio Aprilia, ti fornisce tutto per viaggiare in sicurezza come accessori, abbigliamento, ricambi, lubrificanti. ABC Motors è vendita e assistenza. Si trova a Sassari in Viale San Francesco. ABC Motors, il professionismo al servizio delle due ruote. Ristorante Tavola Calda Anfora, cucina giornaliera casereccia, nel rispetto delle normative Covid. Tutti i giorni aperto a pranzo, esclusa la domenica. Primo, secondo, contorno, bevanda a soli 10 euro. Inoltre, veranda all'aperto. Ristorante Tavola Calda Anfora è a Sassari in Via Italia 50, vicinanza Ospedale Civile. Vi aspettiamo! Hai bisogno di un auto a noleggio? Semplice! iCars Rent è la soluzione per te. iCars Rent ti offre il servizio di breve termine da 1 a 30 giorni, medio termine dai 9 ai 24 mesi e lungo termine dai 24 ai 60 mesi. Vuoi saperne di più? Mandaci un'email al rent@icarsgroup.com o chiamaci al 347-7635-416. iCars a Sassari, via Montezemio 6. Mamma fan o mamma accompagnatrice del figlio fan? Mamma accompagnatrice. Però piace anche un po' alla mamma sto ragazzo. Sì, dai. Mi dice tre pregi e tre difetti di questo ragazzo, se ce li ha.
Beh, il fatto che un pregio è sardo, prima di tutto, e poi basta, non c'è altro da dire, da aggiungere. Che cosa l'ha colpita all'inizio di questo, agli origini di questo artista? Beh, il fatto che comunque era abbastanza, come si può dire, era sì, semplice. Un ragazzo semplice, sì. Con la voglia di arrivare. Eh beh sì, quello sì, un po' tutti ce l'hanno, no? Secondo te è un artista che durerà nel tempo oppure destinato? Io penso proprio di sì, io penso che sia un Nero Samazzotti agli esordi. Ah, sì, è vero. Questa è una bella cosa. Sì. Un grande pubblico stasera per questo ragazzo. Eh sì, sì, beh, merita, dai. Grande risposta di Alghero. È, sì, sì. E di zona limitrofe, voglio dire. Senti, sì. Che canzone conosci di Marco Carta in modo particolare? Quella di Sanremo e poi dopo l'ultima che ha fatto, che non ricordo il titolo. Mi scusi, però, deve scusare lui. Me la canti un pezzino, pezzettino? No, dai, non si può. A mio figlio ho già dato la performance, basta lui. Va bene, buon concerto allora. Grazie, ciao. Devo dire che proprio sei una fan accanita. Sì. Perché? Perché è bello, è troppo solo bravo. Solo per quello, cioè la qualità di Marco è solo che è bello. No, è bravo, è troppo bello, è troppo bravo. Quindi tu hai scoperto il suo talento da appena l'hai conosciuto da amici? Sì, quando ha fatto il provino per entrare. Non hai mai avuto nessun dubbio sulla sua persona? Mai? No. La cosa che ti piace di più di lui? Il suo timbro. Il suo timbro di voce, che non è una cosa, questa voce un po' rocca. Bella. Senti, mi canteresti un pezzo dell'ultimo successo? Dentro ogni brivido. Vediamo come te la cavi in musica. Dai. Buongiorno mia signorina, le posso offrire un caffè? Brava. Anzi, sai cosa dico? Ti facciamo fare un grande applauso. Vai, applauso per Sara, applauso per Sara. Allora, buon concerto. Con chi sei venuta oggi adesso? Con papà e con mamma. Con papà e mamma. Ma papà e mamma sono anche loro un po' coinvolti in questa passione? Boh. Andiamo a chiederglielo. No. Sì. Vediamo cosa dice la mamma, un po' coinvolta in questa passione della figlia, di Sara. Terzo concerto di Marco a Carta. Ma è un piacere oppure? È un piacere, perché comunque è un bravo ragazzo che merita e secondo me farà strada. Potrebbe essere il figlio ideale, il fidanzato ideale? Sì. Ma speriamo, ho tre figlie femmine, quindi magari. Ma chissà se. Senta, mi dà tre motivazioni perché lui deve andare avanti, questo ragazzo. Perché secondo me ha la stoffa giusta, ha la grinta, lui dimostra questa forza, questa voglia di fare, a me piace molto questo, secondo me le persone così meritano di andare avanti. C'è una cosa invece che non le piace? Devo dire la verità, niente, perché non lo so, è proprio come un figlio, lo vedo, forse mi sento un po' mamma di questo Marco Carta, l'ho seguito dall'inizio con lei, da amici. L'ho seguito, è venuto a Olbia, perché noi veniamo da Olbia, eh? Io ho lasciato tre figli a casa, ho portato lei e questo piccolino qua. Quindi siete in tanti, sì. Sì, sì, per vedere Marco, perché lei ci teneva tanto, era una promessa che avevamo fatto e l'abbiamo mantenuta. E, non lo so, non, per ora non mi ha deluso, per ora, fino adesso, secondo me, merita. La canzone che si aspetta qual è? A me piace molto, come quella... Dentro ad ogni brivido, mi piace tantissimo. Speriamo la faccia allora. Buon concerto. Grazie. Io vorrei tornare bambina. Vorresti tornare bambina. Devo dire che non ti perdi un concerto. L'altro giorno ti ho beccato a quello di Claudio Baglioni. I Pooh, insomma, te ne perdi uno. Arbore. Ne abbiamo visto tanti. E Massimo Ranieri, no, non va bene. Come non va bene? Va bene? No, a me no. Perché?
Baglioni, Pooh, quelli sì. Ma Massimo Ranieri invece no? No. Allora perché sei venuta? Così. Da Massimo? No, no, l'ho sentito al di fuori, Popolo Borghese, fuori. Ah, ho capito. Non hai pagato il biglietto praticamente. No. Invece stasera sei qua per fare il tifo sfegatato a sto ragazzo. È un ragazzo meraviglioso, che mi fa tenerezza. Ma perché fa tutta questa tenerezza in effetti? Perché tira fuori tanti sentimenti veri, secondo me. Ce l'ha qualche difetto però, in fondo in fondo. Perché all'inizio non è che fosse simpatico a tutti, No, infatti, quello sì. Perché? Un difetto mi ha chiesto. Una briciola di pane mi pare. Questa la mandiamo, eh? Allora. La mandiamo. Sì. No, ma l'hai mandata quella di. Partire, quella andrà, quella ne parliamo dopo. Questo difetto, sto difetto. E che se la prendi troppo? È permaloso. Molto. Comunque, deve stare tranquillo. Ormai è partito. Sì. Partito andrà. Per andare a oltre. No, no, va questo ragazzo, va. Va bene. Vuoi farle un augurio via video? Tanta felicità e che sia sempre felice, non abbia mai. Vabbè, se ha dei dispiaceri è importante anche quello della vita, lo fa forte. Dunque. La canzone che ti aspetti stasera qual è? È l'ultima di quella di Sanremo. Ah, La forza mia? Sì, quella è anche mia. Sì. Di forza, sì. Va bene, buona serata, eh? Grazie. Buon concerto, divertiti. Grazie. Mi raccomando, sulle mani. Mi dispiace che è l'ultimo. Il concerto. Della stagione 2009. Bene. Ne faremo altri il prossimo anno. Se Dio vuole. Buona serata. Ok. Ciao. Grazie, ciao. Alma Service, Nuova Alma SRLS, pulizie civili e industriali, sanificazione certificata, disinfezione e bonifica, uffici, palestre, condomini, concessionarie, capannoni. Alma Service, Nuova Alma SRLS, impresa di pulizie. Impresa di pulizie a Sassari. Per informazioni chiamare al numero 393 92 29 304. Oro Verde, i sapori della nostra terra, macelleria, caseificio con le migliori carni di Sardegna, dagli allevamenti di Bottida direttamente sulle vostre tavole. Prodotti tipici, ci trovate a Sassari, Predanieda, strada 35, adiacente Agricola Sassarese. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Tutti i nostri servizi hanno una comune caratteristica, l'effettiva soddisfazione del cliente e l'alta personalizzazione delle offerte. Inoltre, noleggio a lungo e breve termine, a partire da $19,99 al giorno. iCars a Sassari, via Montesebio. Ristorante e pizzeria Blackstone a Sassari, Predanieda, strada 18. Vi aspetta tutti i giorni dalle colazioni fino alle 18. Inoltre, pizze da sporto. Blackstone, dal lunedì alla domenica aperti a pranzo con la migliore cucina mediterranea. Piatti di mare, piatti di terra, primi piatti. Blackstone è a Sassari, Predanieda, strada 18. Sei appassionato delle due ruote? Vuoi viaggiare in sicuro? Una soluzione per te, ABC Motors. Il personale altamente specializzato ti seguirà dalla vendita alla messa su strada. ABC Motors, concessionario Piaggio Aprilia, ti fornisce tutto per viaggiare in sicurezza
come accessori, abbigliamento, ricambi, lubrificanti, ABC Motors e vendita e assistenza. Si trova a Sassari in Viale San Francesco. ABC Motors, il professionismo al servizio delle due ruote. Ristorante Tavola Calda Anfora, cucina giornaliera Casereccia, nel rispetto delle normative Covid. Tutti i giorni aperto a pranzo, esclusa la domenica. Primo, secondo, contorno, bevanda a soli 10 euro. Inoltre, veranda all'aperto. Ristorante Tavola Calda Anfora è a Sassari in Via Italia 50, vicinanzi Ospedale Civile. Vi aspettiamo! Hai bisogno di un auto a noleggio? Semplice! iCars Rent è la soluzione per te. iCars Rent ti offre il servizio di breve termine da 1 a 30 giorni, medio termine dai 9 ai 24 mesi e lungo termine dai 24 ai 60 mesi. Vuoi saperne di più? Mandaci un'email al rent@carsblu.com o chiamaci al 347-7635-416. iCars a Sassari, via Montezemolo 6.